opinioni e analisi senza filtri, il fatto di Marcotti, un format di Le Fonti TV, ogni settimana in diretta per parlare delle questioni centrali sia da un punto di vista economico ma anche politico, strettamente collegate naturalmente. Poi in questo momento ancora di più non ne parliamo, ci sarebbero veramente talmente tante questioni che potremmo continuare per ore e ore e ore, e la scaletta è molto molto intensa oggi. Parleremo della Finlandia che chiede di entrare nella NATO, l'ha già chiesta, domani tocca la Svezia, il piano nazionale di ripresa e resilienza che sembrerebbe non essere più una priorità, la politica estera e le riforme principali che stanno spaccando il governo e che rischiano veramente di fermare ulteriormente l'Italia in un momento in cui a livello economico siamo fermi, non solo noi ma insomma pensiamo a casa nostra, siamo al capolinea proprio con la politica. Ne parleremo con Giancarlo Marcotti. Buongiorno Giancarlo, ben trovato. Grazie Manuela e un saluto naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Insomma, io ho detto velocemente, ho elencato velocemente questi punti che fanno parte però un po' dello scenario, no? Che ci sta circondando. Ovviamente da un punto di vista più finanziario i mercati stanno ancora cercando una direzione e saranno, credo, anche le banche centrali questa settimana forse a dare qualche spunto in più agli investitori, però è chiaro che finché tutto quello e non solo che sono andata a raccontare velocemente non troverà risoluzione, in primis ovviamente il conflitto tra Russia e Ucraina, credo che insomma il trend dei mercati sarà questo, cioè quello in cui si navigherà un po' a vista. Cosa ne pensi? Facciamo un primo aggiornamento generale. Ma io forse per deformazione professionale, ma più che, cioè chiaramente il conflitto russo-ucraino è importantissimo, ci mancherebbe altro, però io penso che i mercati saranno molto influenzati da come opereranno le banche centrali, ed in particolare ovviamente per noi, per la BCE ovviamente. Questo sì, che potrebbe, si vocifera, no, di un rialzo dei tassi già dal mese di luglio, quindi insomma un'accelerazione rispetto alla presa di posizione dell'Istituto Centrale Europeo. Mi riferivo proprio a questo, Manuela, cioè tanto all'inizio dell'anno, quindi neanche tanto tempo fa, 5 mesi fa, si diceva che per tutto il 2022 non ci sarebbero stati rialzi. Poi si è cominciato a vociferare che forse verso la fine dell'anno, adesso salta fuori a luglio siamo a metà anno, insomma, quindi un'accelerazione c'è stata e netta, proprio chiara. Certo. E questo va ad influire sui mercati, c'è poco da fare. No, e soprattutto luglio è dopodomani, cioè al di là del fatto di aver accelerato a metà anno un'azione insomma che la banca centrale aveva messo da parte per l'anno prossimo, insomma è dopodomani, quindi i mercati che di solito scontano e non hanno ancora avuto il tempo di scontarli, e ci chiediamo molto probabilmente, Giancarlo, come verrà scontata questa informazione, no? In così breve tempo, intendo dire. Sì, insomma, una discesa c'è già stata. Ma io temo che possa esserci ancora più evidente, no? E quello è lì che volevo arrivare. Certo, il mercato da inizio anno non è che stia proprio performando in modo, diciamo, ottimistico, dai, perché poi in realtà non ha avuto ancora, cioè non ha avuto il crollo, quindi insomma, se no sembra che vogliamo fare per forza i catastrofisti, ma non è che non si tratta di questo. No, almeno fino a questo momento non dovremmo ricordare il 2022. Cioè, non sarebbe l'anno horribilis, però insomma non sarebbe neanche un buon anno. Però appunto, hai detto giustamente tu, Manuela, qua bisogna vedere adesso come reagirà, come ci saranno i prossimi mesi. Chiaramente una soluzione del conflitto russo-ucraino per me nell'immediato porterebbe ad un rimbalzo, però ecco, poi finita quell'euforia per appunto la notizia della fine del conflitto, sorgerebbero tutti i dubbi di carattere e veramente economico e monetario. Esatto, infatti è una riflessione che ho fatto anche io. Nel senso che chiaramente, no, gli scenari sono due: o il conflitto dura X tempo ancora e quindi chiaramente la situazione sarebbe preoccupante, se dovesse finire, certo l'ossigeno arriverebbe molto probabilmente ai mercati, come dici tu, probabilmente assisteremmo a un rimbalzo, però
Poi le questioni più pratiche, in primis, guarda, io ci metto le sanzioni che l'Occidente sta portando avanti nei confronti della Russia, non è che verrebbero, voglio dire, tolte, e quindi di conseguenza ci sarebbero tutti i risvolti, no? Derivanti da quello e non solo, anche derivanti dagli effetti che già abbiamo visto e stiamo vedendo sull'economia reale. Quindi, insomma, non è che il conflitto farebbe tornare la pace in generale a livello economico, è quello che hai detto tu, ed è una riflessione che effettivamente nelle ultime ore mi sono trovata a fare anch'io. Peraltro questa settimana abbiamo una serie di questioni, il G7 finanziario con la crisi ucraina in primo piano, poi parleremo appunto del decreto aiuti che questa settimana dovrebbe entrare in gazzetta ufficiale, quindi dovrebbe partire. Insomma, tante tante questioni, Giancarlo. Eh sì, tante questioni da far, diciamo anche, ci sono delle fibrillazioni all'interno della nostra maggioranza, ecco. Sì, adesso ci arriviamo. Prima ti voglio chiedere però, primo punto, primo titolo, la Finlandia chiede di entrare nella NATO, cosa aspettarsi? Ma tanto questo ci porta poi al governo, perché anche sulla Finlandia ci sono diverse opinioni, cioè sul fatto che occorra concedere, no, questo ingresso nella NATO, anche la Svezia lo farà domani. Allora, cosa ne pensi? Cosa aspettarsi, visto che siamo in una situazione così delicata a livello geopolitico? Allora, la questione della Finlandia è una cosa seria. La Svezia molto meno, ma non perché la Svezia non conti, eccetera, ma per questioni storiche tra la Finlandia e la Russia, insomma, sappiamo cosa è successo nei decenni e nei secoli scorsi, insomma. Quindi non c'è mai stato buon sangue, insomma, tra i finlandesi e i russi. Ma in ogni caso la cosa principale è che la Finlandia confina con la Russia, la Svezia no, ma la Finlandia sì. Quindi entrare nella NATO per la Finlandia è una cosa importante. Lo farà anche la Svezia perché lo ha già annunciato, chiederà anche la Svezia di entrare nella NATO, però diciamo che l'aspetto fondamentale è quello della Finlandia. Io ovviamente diciamo dare un'analisi di questa notizia, cercare di analizzarla, è chiaro che io sono per l'autodeterminazione di tutti i popoli, per cui se i finlandesi vogliono entrare nella NATO devono avere così la possibilità di farlo, di chiederlo. Certamente farlo in questo momento dà l'idea proprio di una provocazione nei confronti della Russia. Fosse stato fatto in un altro momento, probabilmente avrebbe avuto un impatto diverso. Quindi, se già diciamo la situazione è calda e la vogliamo far diventare incandescente, no, cioè. Ma allora Giancarlo, sì, capisco benissimo cosa intendi dire per provocazione, però dalla Finlandia cosa ci viene detto? Insomma, che la situazione, il pericolo nucleare è talmente forte che hanno detto non possiamo più credere a un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli, no? È la classica situazione per cui fino a ieri andava bene così perché appunto non c'era un conflitto in corso. Nel momento in cui c'è un conflitto di questa portata, dicono: beh, bisogna cambiare ovviamente i nostri obiettivi. Perché però appunto tu ritieni che anche in questo contesto rimanga una provocazione la richiesta? Cioè, è vero che tu dici potrebbero aspettare post risoluzione conflitto, ma non sappiamo, no, quando e come terminerà questa guerra. Manuela, è chiaro che dal punto di vista formale quello che hai detto è ineccepibile, però entriamo sul sostanziale. Obiettivamente, la Finlandia, se doveva giustificare la sua richiesta, la giustificava come in effetti l'ha giustificata e come tu l'hai appena enunciato. Quindi è chiaro dire che in un contesto attuale essere fuori dalla NATO per me è la potenza nucleare, insomma, però sappiamo con certezza che alla Russia non interessa assolutamente, non interessa assolutamente invadere nessun altro paese, figuriamoci la Finlandia che comunque anche non facendo parte della NATO faceva parte dell'Unione Europea, faceva parte
aveva l'euro, figuriamoci certo. Se fosse stata un'invasione della Finlandia da parte della Russia, se non ci sarebbe stata una reazione. Quindi obiettivamente, certo, la Finlandia doveva giustificare questo e chiaramente tira fuori il pericolo nucleare, però obiettivamente è una scusa. Non è, ma ripeto, un conto sono le cose formali. La Finlandia poteva richiedere di entrare nella NATO? Sì, lo poteva richiedere. Lo ha richiesto? Sì, lo fa, e poi vedremo, sarà accettata ovviamente la cosa. Rimane la mia idea che tutto questo non aiuta a trovare una soluzione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Ok, e quindi questo potrebbe inasprire, cioè questa richiesta potrebbe inasprire il conflitto? Ma cioè avere sempre più paesi, prima c'era soltanto la Lettonia e l'Estonia, se non mi sbaglio, sì, con la Lettonia, sì, la sì. Comunque insomma i due dei tre stati baltici che erano all'interno della NATO e contemporaneamente hanno una frontiera, insomma sono confinanti con la Russia, però appunto sono piccoli stati, il confine qualche chilometro, diciamo così. La Finlandia no, la Finlandia insomma ha cioè confina con la Russia per un bel po' di... No, certo. Ma quindi è questa un po' la differenza. Sì. Allora, senti, dicevamo, questo è uno dei temi che sta spaccando un po' la maggioranza. Passiamo al quarto titolo per la regia, prima di parlare del PNRR, che comunque vede anche lì delle opinioni diverse. La linea dell'esecutivo Draghi, proprio sulle richieste di Finlandia e Svezia, non è compatta. Per esempio la Lega ha messo le mani avanti e dice non adesso, cioè come dire, ok, la richiesta può essere fatta, ma non mentre il conflitto è in corso. È un po' quello che ti chiedevo poco fa, è quello che anche tu hai detto, tutto ciò allontana la pace e quindi va messo in lista d'attesa, no? Per questo che anch'io ti ho chiesto, ma potrebbe esserci un inasprimento del conflitto. Allora, questa è una però delle tante cose che in questo momento vede di differenziarsi, no? Le opinioni all'interno del governo. Questa, l'invio delle armi. Per esempio c'è l'asse Salvini-Conte, perché insomma si pensa sia meglio non inviare le armi, invece il resto della maggioranza pensa che in questo momento bisogna continuare con le sanzioni, quindi le sanzioni economiche e anche però l'aiuto proprio militare all'Ucraina. Allora, io sono stata un po' tranchant nel titolo, siamo al capolinea, perché poi ci sono le riforme, appunto andiamo a parlare del PNRR, sono riforme ferme. E insomma, è un momento politicamente molto molto complicato. È vero, però sai, Manuela, noi anche proprio con questa trasmissione lo avevamo detto anche già tempo fa, che col passare del tempo e quindi con l'avvicinarsi delle prossime elezioni ci sarebbero stati dei distinguo all'interno del governo. Vabbè, era una previsione facile, non voglio dire che ho fatto chissà quale previsione, era ovvia, è scontata insomma. Sì. Se a marzo prossimo, come termine massimo, si andrà alle elezioni, è chiaro che i partiti devono presentarsi con una loro proposta che deve differenziarsi rispetto agli altri, perché altrimenti i partiti, cioè insomma, come fanno a richiedere voti se tutti i programmi sono uguali, insomma. Quindi è chiaro che la Lega, giustamente, finalmente, insomma, dovendo un po' differenziarsi, comincia a mettere così dei tasselli, chiamiamoli così, all'interno del governo, che potrebbero essere delle cose che innervosiscono Draghi. Secondo me ciò che innervosisce Draghi non sono tanto i partiti, ma è la questione del PNRR. Qua comunque ne parliamo tra poco, quindi no. Però ecco, mettiamo le due cose assieme e almeno ufficialmente sui giornali, sui media, è uscita un po' questo racconto. Io lo riporto, non voglio dire che sia la verità,
ci sarebbe un Mattarella che vuole arrivare, come normale, come alla conclusione della legislatura, appunto a marzo prossimo, come normale, mentre Draghi non vedrebbe l'ora di lasciare Palazzo Chigi. Quindi questa è la narrazione che viene fatta, poi dopo non so se corrisponde alla verità, naturalmente lo sa, certo, solo Draghi, certo. Non lo sa solo Mattarella, però è una cosa diciamo possibile o probabile, perché obiettivamente le due persone hanno anche ruoli diversi, cioè il capo dello Stato è capo dello Stato, il capo del governo è capo del governo, insomma non hanno la stessa cosa, quindi che il capo dello Stato voglia avere il così voglia che vengano rispettate alcune scadenze è normale, è il capo del governo che si trova a dover mediare all'interno della sua maggioranza e quindi avere così le maggiori difficoltà nell'andare avanti. Ripeto, questo è un aspetto molto importante, non so se arriverà alla scadenza diciamo ordinaria della legislatura, oppure se nel prossimo autunno inoltrato potremmo anche andare già di nuovo a votare. Sì, forse anche qui dipende, lo so che non è direttamente collegato, però dipende molto appunto da quello che succederà a livello internazionale, appunto sul fronte della politica estera, perché con una guerra in corso ritengo un po' da incoscienti, no? Comunque pensare di accelerare anche il processo di elezione, fermo restando che poi bisognerà vedere cosa succederà all'interno della maggioranza, se si spacca bisogna andare per forza a votare, insomma qualcosa dovrà succedere. Se invece magari la guerra, come ci auguriamo per altre ragioni, non quelle squisitamente politiche italiane, dovesse concludersi, magari sì, è quello che hai detto tu, i partiti in quel caso dovrebbero in qualche modo riaffilare gli artigli per mostrare la loro politica interna, cioè quella dei partiti, cioè ciascuno di loro dovrebbe differenziarsi, no, dagli altri, cosa che non è avvenuta in questi anni di governo di larghe intese, per così dire, soprattutto di anni caratterizzati da emergenze come il Covid, adesso di emergenza di conflitto in Ucraina. Insomma, credo che anche qui sarà un po' la guerra che farà da bilancia. Senti, PNRR appunto non è più una priorità, altro titolo che ci porta a conclusioni, ma che rientra sempre un po' nel discorso che stavamo facendo. Gentiloni ha detto di no, che non è più una priorità in questo momento andare a modificare il piano, cioè aggiustamenti mirati, ma insomma questo è quello che possiamo fare in questo momento, ha detto Gentiloni, però ci sono delle riforme ferme e l'Italia ha sempre, come dire, riposto tutte le sue speranze, adesso io voglio esagerare, ma di fatto un po' è così, nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi cioè, bloccato ancora tutta una volta, Giancarlo. Allora, cara Manuela, dunque, adesso l'ha detto anche Gentiloni, ma tra le righe lo aveva detto qualche giorno fa proprio Mario Draghi. Quando io ho sentito Mario Draghi, ho letto, insomma, comunque, presumo che fossero riportate davvero le sue parole, ma ho letto che Mario Draghi, appunto, usiamo magari il condizionale, avrebbe detto che, insomma, d'accordo il suo prestigio in Europa, eccetera, ma questo non basta. Era una cosa chiara, cioè era una cosa che tra lui e l'Europa insomma gli avevano lasciato tanto, non gli possono lasciare tutto, e quindi bisognava fare queste riforme che sono veramente difficili da fare, sono riforme che noi è vero che rimandiamo da tempo, ma se le rimandiamo è perché non ci riesce a trovare un accordo, quindi è difficile trovare un accordo quando siamo poco prima delle elezioni, cioè è veramente una situazione in cui si rischia di mandare all'aria, attenzione, non una cosa sì, che a me piaceva, lo sai quanto critico erano con il PNR, però una cosa sulla quale, come hai detto giustamente tu, il governo aveva puntato molto, quindi
Sì, questo momento. Conte diceva che adesso, vabbè, non è che dobbiamo per forza tornare al passato, anzi, è bene guardare al futuro, però qui si sta parlando di futuro, no? Conte diceva che sarebbe stata proprio la salvezza dell'Italia. Adesso non ricordo se era proprio salvezza la parola, però il concetto era quello. Esatto, e lo diceva Conte, ma lo dicevano tanti in Italia. Certo, certo. Era una cosa di questo genere. Adesso io non, cioè, purtroppo sapete come la penso, purtroppo, nel senso, sapete come la penso, e quindi sembra quasi di dire: avete visto, io vi ho detto, che è un ragionamento che non vorrei mai fare perché non è corretto, eccetera. Però obiettivamente, pensare che l'Europa ci avrebbe regalato dei soldi era obiettivamente impossibile da credere, cioè sono soldi condizionati a cose che possiamo fare, magari sì, ma sono estremamente difficili da fare. Ci conviene farle? Ed è ancora un altro punto di domanda. Quindi adesso, ripeto, Gentiloni lo ha detto espressamente, però quelle parole di Draghi, dovevano immediatamente suonare come un campanello d'allarme. Cioè Draghi stava dicendo: guardate che in questa maniera non è che basto io, perché Mario Draghi, ex presidente BCE, allora all'Italia si può permettere di tutto. Gli olandesi restano olandesi, adesso mettiamola pure in cacciara, ma è la verità. Gli olandesi restano olandesi, gli austriaci restano austriaci, i tedeschi restano tedeschi. Di regalare soldi all'Italia non. Ma no, ma guarda Giancarlo, io sono ancora più rigida, guarda, ti do questa, così almeno per far capire, anche ammesso che i soldi fossero regalati, in ogni caso abbiamo messo nei ragionamenti il carro davanti ai buoi, perché il problema è che anche se mi regalano dei soldi, ma io non sono capace, io, di utilizzare questi soldi per bene e dico, che so, devo sistemare casa mia, tu Giancarlo mi regali dei soldi così perché mi vuoi fare un regalo. È come dire, prima ancora di cominciare a sistemare casa, la mia casa sarà stupenda e non avrò più problemi, ma se poi io questi soldi non li so utilizzare perché li sperpero, perché i tempi sono lunghi, perché non rispetto appunto i tempi, la mia casa non si sistema. E quindi io ho sempre detto, indipendentemente dal fatto che poi non sono nemmeno regalati, no? Quindi bisogna rispettare anche delle scadenze, bisogna poi ridarli perché è un prestito. E come si fa a dire? Ma sì, è la nostra salvezza quando conosciamo anche per bene le problematiche burocratiche, eccetera, eccetera, che ci sono in Italia. Poi è vero, non potevamo sapere che sarebbe arrivata una guerra e questo ha reso la situazione ancora più complicata, ma è stato un errore, credo io, sto dicendo, poi magari mi sbaglio, un errore di valutazione proprio, mettere appunto il carro davanti ai buoi. Ecco, questo è stato l'errore di base. Manuela, mi piace vederti così. Sei, mi hai superato Hai come. visto? Te l'ho detto che ti avrei fatto una sorpresa. Io che sono, appunto, anche diciamo, la nostra trasmissione è non il contrario del politically correct, no? Io che sono il bastian contrario, invece ti vedo ancora. Guarda, sì, io non sono assolutamente per il politically correct a tutti i costi, ma in questo caso non è nemmeno questione di politicamente corretto o scorretto, è questione proprio di analizzare la situazione quando ci sono effettivamente gli elementi che ci permettono di farlo. Forse sono fatta così io di impostazione mia, quindi mi viene da ragionare allo stesso modo in senso ampio, però insomma, al di là del politicamente corretto, che è un po' stucchevole a volte, ma non lo nascondo, a volte, vabbè, insomma, comunque Giancarlo, sei d'accordo, mi pare di No, capire. assolutamente, ma Ok. fammi anche ribadire Sì, questo vai e punto. poi chiudiamo. Obiettivamente, insomma, ricordiamoci, perché non sono passati decenni, è passato poco. Sì. I media nazionali ci avevano fatto passare questa cosa del PNRR come l'Europa che voleva darci una mano, che voleva aiutarci, questo aspetto io lo sottolineo ancora, al di là delle manchevolezze dell'Italia, perché voglio dire, io se c'è una cosa, quando io critico l'Europa e ci sono le persone, ma vedi com'è in Italia, non è, cioè, come
concordo che gli italiani hanno i loro difetti, ci mancherebbe altro, sto solo criticando l'Europa perché parliamo dell'Europa e critico l'Europa. Questo non vuol dire che gli italiani siano privi di difetti, e ne abbiamo una marea, però è questo l'aspetto. Sapendo di avere questi difetti, sapevamo, almeno per me, che i soldi in regalo non ce ne sarebbero arrivati. Esatto. Sarebbero stati a delle condizioni che per noi sarebbero difficili da mantenere, quelle condizioni, e questo, insomma, in questo momento sta saltando fuori. Eh già, allora Giancarlo, ti saluto con questa notizia che è stata battuta proprio poco fa. Mosca, abbiamo parlato ovviamente della richiesta della Finlandia e della Svezia di entrare a far parte della NATO, guarda un po' cosa ha risposto Mosca. Errore, Svezia e Finlandia nella NATO. L'arcivescovo maggiore di Kiev, non è questo che volevo leggere, il vice ministro degli esteri russo, non sopporteremo l'adesione di Svezia e Finlandia, la sicurezza dei due paesi non aumenterà. Ecco, questo è un po' a conclusione, diciamo così, di questa puntata che ci ha fatto cominciare a ragionare proprio su questa richiesta. Vuoi dire in ultima battuta qualcosa? Sì. Era assolutamente prevedibile che a Mosca non facesse piacere, l'ha detto, sono quelle dichiarazioni, diciamo, scontate che sì. Sembra che abbiano una grande valenza. Ecco, in realtà adesso è stato cambiato il titolo, prima ho un computer in un modo, avrà conseguenze di vasta portata, questa era la frase che in realtà volevo mettere in evidenza, che però, come dici tu, era ovvio venisse riportata, insomma. Grazie Giancarlo Marcotti, ti seguiamo su Finanza in Chiaro, stai affrontando tutti questi temi e molti altri, quindi insomma continuiamo a seguirti e ci sentiamo sulle Fonti TV con il nostro appuntamento settimanale. Ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona giornata. Grazie a te Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora io vi ringrazio per averci seguiti in questo live del lunedì, vi invito a rimanere con noi con il nostro palinsesto e tutti i nostri approfondimenti, seguiteci sui social e i contributi, alcuni dei contributi verranno poi ritrovati, li potete ritrovare sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube a cui potete iscrivervi. Grazie e buon proseguimento di giornata.